Tango è il mio grande amico, un membro della mia famiglia e un grande pezzo del mio cuore. Ciao Tango, benvenuto. Tango è un golden retriever di 9 mesi, pesa circa 30 kg ed è un cane molto intelligente e tranquillo. Ho saputo, Tango, che ti alimenti solo con cibi crudi, ma non hai mai provato il pesce. Quindi ti preparerò un piatto che lo contiene. Ci vediamo dopo. Magari, Barbara. Sarebbe proprio bello riuscire a fargli mangiare anche il pesce crudo. Sushi con orzo, questa è la bauricetta che preparo da Milano Caffè per Tango. Iniziamo dall'orzo. Tango, il sushi è da cane fortunato, da re. Ho scelto l'orzo al posto del classico riso perché è il cereale con più alto tenore di fibra. Mi raccomando, cuocetelo bene, altrimenti risulta poco digeribile. E mentre cuoce, iniziamo dal salmone. Il pesce, crudo, come in questo caso il salmone, va preventivamente congelato. Facciamo delle fettine sottili, eliminando la pelle e le lische. Speriamo che questa sia la volta buona per provare il pesce, per abituarti a mangiare il salmone, eh? Passiamo alla carne. Anche la carne è cruda, Tango, come piace a te. Qui andiamo sul sicuro, eh? Il tuo pane quotidiano. Evito normalmente le carni bianche perché sono quelle più contaminate da batteri. Quindi, se volete somministrare della carne cruda, è sicuramente preferibile quella di manzo. Per fare un perfetto sushi, manca una verdura, il cetriolo. L'ho sostituito all'avocado. Il motivo è molto semplice, l'avocado è tossico per i cani. Quindi mi raccomando, gettare bocconi di sushi ai vostri cani. Quindi Tango, l'avocado che c'è a casa è solo per me, per te no, perché sennò stai male, eh? Il mio orzo ben cotto l'ho messo su una teglia per farlo raffreddare. Devo soltanto aggiungere l'integratore. Bene, si comincia. Mi cimenterò con i sushi. L'alga nori non è soltanto un rivestimento, ma è un'alga ricca di vitamine, soprattutto vitamina A e vitamina C. Hai fame? Cetriolo. E arrotoliamo. Primo sushi pronto. Passiamo a quello di carne. Tango, guarda un po' come si sta impegnando Barbara. Lo mangerai? Se ti piacerà questo sushi, bisogna che io mi applichi, prendo esempio da Barbara e provi a preparartelo anch'io a casa. E con le mani bagnate faccio attaccare bene l'alga. Perfetto, dobbiamo solo tagliare. Inciotoliamo. Dal centro, coltello avanti e delicatamente taglio. Il mio sushi è perfetto. Scodella in passerella. Ciao Cristina! Ciao! Ho avuto un'idea per Tango, preparare del sushi con del pesce, un sapore nuovo. Direi che è un'ottima idea, proviamo a vedere se il sapore lo alletta e magari si abitua ad una proteina nuova. Dai, vediamo! Super Tango, sei stato velocissimo! La ricetta perfetta! Bravissimo Tango! Allora da oggi il pesce te lo preparerò anch'io!